C'è da ricostruire come è stato realizzato un piano di risanamento e di rilancio nel 2008-2009, un piano che avrebbe fatto di CIRSU il punto di riferimento per il ciclo dei rifiuti di tutta la provincia di Teramo, il bacino Teramo e probabilmente di riferimento anche della regione Abruzzo. Poi questo piano è stato bloccato, non è stato realizzato e sui motivi bisognerebbe chiedere agli amministratori che dal 2010 ad oggi si sono succeduti alla guida della società. Mi preme ribadire ancora una volta come la strategia di risanamento e di rilancio sia stata ben pensata allora, sia stata molto ben avviata e come purtroppo sia stata poi arrestata per motivi che mi sfuggono. Sogesa è stata fatta fallire una società che aveva delle straordinarie competenze tecniche, davvero straordinarie competenze tecniche. Il polo tecnologico di CIRSU è l'unico polo tecnologico della regione Abruzzo. Negli anni aveva accumulato capacità, competenze e direi anche conoscenza tecnica delle questioni collegate, di tutte le questioni collegate ai rifiuti. È incredibile che una società del genere sia stata lasciata fallire. Io credo che, nonostante la situazione disastrosa in cui versano i conti di CIRSU, nonostante il fallimento di Sogesa, il ciclo dei rifiuti e l'approntamento dei servizi del riciclo dei rifiuti sarà necessario assicurarlo. E credo sempre che la formula migliore preveda l'intervento anche parziale del socio pubblico, dell'attore pubblico. CIRSU, nonostante tutto, potrebbe essere ancora un polo di riferimento per riavviare una politica dei rifiuti, probabilmente avrebbe bisogno di una strategia molto più ben definita.